Allora, ci sono già un bel po' di amici connessi e possiamo partire con questa diretta Instagram. Esatto, vediamo la luce come è meglio, eh? Forse così è meglio? Così è perfetta. Eccoci. Bene, bene. Perfetto. Allora, un saluto da Ascoli Piceno. Il mio lockdown lo sto vivendo come si conviene a ogni bravo italiano dalla mia città, dove ho fatto il sindaco per 10 anni. Quindi mi sento in compagnia di tanti ricordi, oltre che della famiglia, che vedo più che mai in questo periodo, penso di condividere questa cosa con tutti gli italiani, insomma. Esatto. E allora grazie Guido per aver accettato questo invito a partecipare alla diretta Instagram, che è un'idea avuta con i ragazzi di Gioventù Nazionale per provare a parlare, a continuare a parlare di attualità, a provare in un modo o Certo. nell'altro a fare anche attività politica, cercare soluzioni a quello che stiamo vivendo, utilizzando appunto i social. Tu lo fai tra l'altro molto bene con i gruppi WhatsApp e le videoconferenze che fai per parlare dei problemi degli enti locali, perché tu sei il responsabile nazionale di Fratelli d'Italia delle autonomie locali. E sei stato, Esatto. come hai detto tu, per 10 anni sindaco di Ascoli Piceno, sino all'anno scorso, se non sbaglio, giusto? Esatto. Quindi, prima di tutto ti chiedo come sta andando lì, ce l'hai già anticipato parzialmente, come sta andando la chiusura totale nelle Marche, come sta andando nella tua città. Ad Ma Ascoli. guarda, le Marche sono state una regione colpita a metà, ma in maniera molto virulenta, dal coronavirus, perché noi abbiamo dei numeri quasi lombardi nella zona del Pesarese e in parte dell'Anconetano. Tu pensa che Pesaro è nelle città, ahimè, nella gerarchia della contabilità delle città più colpite, è la quinta. Quindi siamo proprio su range, ranking molto preoccupanti. Poi via via, un po' seguendo anche quella che è la direttrice geopolitica, più avvicinandosi al sud, quindi la mia Ascoli Piceno, abbiamo avuto situazioni sicuramente più gestibili. Però, se mi è consentito, caro Michele, fare una prima provocazione, perché del resto questi spazi digitali di comunicazione servono anche ad essere particolarmente schietti e a dare ai nostri amici, a tutti coloro che hanno voluto concederci il privilegio della loro presenza a questa diretta, di dire la verità. A Pesaro cosa è successo? Non voglio essere troppo caustico, però bisogna, pur senza indulgere eccessivamente della critica, cominciare a dire come sono andate le cose. A Pesaro, fino al 26-27 febbraio, c'era una parte cospicua della classe dirigente di quella città, anche lo stesso sindaco, che portava le spillette dicendo: niente panico, l'Italia riprende, Pesaro riprende, dobbiamo abbracciare i cinesi, fare gli aperitivi, quale che sia l'indicazione che ci viene invece da chi allora raccomandava già prudenza. E purtroppo è proprio lì che sono successe le cose più gravi. C'è stato anche, quindi, purtroppo è successo un grave sbaglio di natura politica nel promuovere anche manifestazioni, in particolare l'indice puntato contro una manifestazione di basket che aveva anche ospitato diverse squadre del nord, anche della Bergamasca, del Milanese, e lì è scoppiato il virus. Si è infettato all'ospedale, un'azienda ospedaliera importante. Veramente ci siamo salvati grazie all'abnegazione di tanti operatori sanitari che, un po' come è successo anche per carità in Veneto e in Lombardia, ma in tutta Italia, hanno dato il meglio. Lo voglio dire perché, ahimè, abbiamo un pochino scontato in Italia, no? L'atteggiamento di chi faceva gli aperitivi con i cinesi, chi, come dire, promuoveva per ragioni ideologiche l'aperitivo col cinese, e purtroppo poi ci siamo trovati nelle condizioni. Non è spirito polemico, è che il linguaggio della verità bisognerà cominciare a Certo. affermarlo, non per dare le pagelle, ma perché, bando alle critiche, quando la casa brucia, tutti dobbiamo essere, come ha detto Giorgia Meloni tante volte, pronti a dare il nostro contributo, però la verità è sempre da mettere dentro lo zaino, nel bagaglio di chi fa politica e amministrazione, insomma, Sì. guarda. In queste ultime settimane abbiamo fatto molte dirette con imprenditori e lavoratori che ci hanno raccontato il loro punto di vista dalle attività produttive. E stiamo vivendo dei giorni molto particolari in cui c'è anche uno scontro
tra Stato e regioni, giorni molto particolari dove alcune regioni chiedono di poter ripartire, quindi una differenziazione delle regioni. Penso al caso Sardegna, che è proprio notizia di ieri, ha visto sbattersi la porta in faccia dal governo perché chiedeva di ripartire parzialmente nelle prossime settimane. Ieri abbiamo fatto una diretta molto interessante con il titolare di un salone di bellezza molto conosciuto a Cagliari, che hanno fatto un appello alla regione stessa chiedendo appunto di poter ripartire dall'11 maggio con tutti i dispositivi di protezione individuali e sanificazioni del caso. Quindi qua c'è la possibilità, tanto che determinate imprese sono molto più sicure di determinati altri lavori che invece stanno continuando e sono aperte le loro aziende. Secondo te, la conferenza stampa di domenica è stata confusa? Pensi che ci siano delle idee chiare sulla fase 2 a livello governativo, oppure si sta un po' brancolando nel buio? Ma io credo che Conte sostanzialmente stia cercando di proteggersi, di adottare comportamenti opportunistici per non prendere responsabilità, perché lui si limita a dire il comitato tecnico, i professionisti, i professori, i virologi. Allora, i virologi, questa è la nostra posizione, come è noto, si occupano della pandemia. È bene che se ne occupino loro, è ovvio, noi facciamo altro nella vita, però della disoccupazione non se ne possono occupare i virologi, della crescita economica di un paese, delle conseguenze che la pandemia può produrre sulla stratificazione economico-sociale, se ne deve occupare la politica. Invece cosa fa furbescamente? Sapendo il buon Giuseppe Conte che dalla reazione che gli italiani hanno rispetto alle sue indicazioni dipende anche il numero di followers, di like che si improvvisano sulle sue pagine Facebook e Instagram, cerca di adottare un comportamento che ha raggiunto l'apice dell'equivocità proprio sulla questione dei congiunti e degli affetti stabili oppure sulle messe. Lui, ripeto, ha, credo, una strategia tutta ispirata, non voglio essere troppo ingeneroso, però ripeto, ci siamo dati questo impegno a dire le cose come stanno. Diceva Trilussa, senza paura definì in prigione, bisogna dirle le cose. Giuseppe Conte in questo ultimo periodo cerca di sostenere la propria leadership politica in una fase che, lo abbiamo visto ieri, non è affatto favorevole alla sua coalizione, o meglio, alla sua capacità di tenerla insieme. Abbiamo ieri sentito Renzi, è evidente che è piaciuto anche a molti, no? Perché ha detto cose che al di là della sua, come dire, equivocità innata, ci sono sembrate convincenti quando ha fatto riferimento al grande popolo dei non garantiti, ovvero alle partite IVA e agli autonomi. Ma per tornare a Giuseppe Conte, io ho questa sensazione. Io ho la sensazione che in particolare ieri lui abbia cercato lo scontro con le regioni. Lui deve sostenere la propria leadership sapendo che è lì ad occupare uno scranno importante a Palazzo Chigi perché è stato considerato come il salvatore della patria per evitare che le destre potessero andare al potere. La fiducia che gli è stata riconosciuta, lo ha detto anche Renzi, e non solo, è tutta dipendente dal fatto che vi sia un nemico contro il quale schierare l'avvocato degli italiani. Allora, nel momento di massima difficoltà, una difficoltà che è stata, insomma, resa oggettiva da tutti, perché dopo la conferenza di domenica Conte ha avuto il mondo contro, ha avuto veramente tutti contro, lui ha cercato di avventurarsi in una serie di provocazioni contro le regioni, in particolare quelle del nord, che ahimè hanno prodotto la situazione assurda. Allora, il mio punto di vista è questo. La fase 2 deve tener conto della differenziazione che esiste in Italia rispetto al numero dei contagi. Sarebbe assurdo proporre una valutazione uguale dal Courmayeur fino a Caltanissetta perché il virus ha impattato diversamente sulle realtà. Nella tua Sardegna, ad esempio, ringraziando il Signore, Sant'Efisio probabilmente è andata molto meglio. Allora io dico, noi non dobbiamo pensare che sia strano
dare la possibilità dove i dati e la capacità di risposta al contagio è stata migliore, o comunque far ritenere la situazione ancora sotto controllo, di dare più libertà. Come è del resto la nostra posizione, quella di dire: guardate, la ripresa non si deve fondare sulle categorie economiche, ma sulle misure di sicurezza che dobbiamo fissare per ciascuna attività. Poi sarà al sistema pubblico, starà il compito di verificare se quel parrucchiere, oppure quel tornitore, oppure quel fornaio rispettano le misure. Bisogna passare dai divieti alle regole, confidando nella responsabilità degli italiani che in questi 60 giorni hanno dimostrato di essere veramente rigorosi almeno quanto i cittadini del Baden-Württemberg o della Sassonia. Allora, usciamo da questo clima di paura, non senza mantenere la linea della prudenza, perché è evidente, caro Michele, che dobbiamo sempre testare poi l'andamento delle situazioni. Certo. Guardate, questa è la realtà. C'è stato il tentativo di scontrarsi, di provocare, come insomma Gavrilo Princip, dette la pistolettata all'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, Boccia e il buon Conte mi danno l'idea che vogliono trovare il nemico, perché come insegna Carlo Schmitt e tutti i grandi politologi, la forza di una leadership si fonda sulla nitidezza di un avversario, di un nemico. La categoria del nemico è decisiva. Detto questo, però, Michele, ai nostri amici amministratori, immagino che ce ne siano Sì. tanti, bisogna anche dire una cosa: che questa situazione, questo atteggiamento di Conte riposa su quella che è stata la sventuratissima origine del regionalismo in Italia. Allora, facciamo una guarda, va sempre bene, tu sei un giovane amministratore bravo, impegnato, e sai bene che la storia della Repubblica e delle istituzioni è una sorta di bagaglio informativo e di competenze che ciascun buon amministratore deve avere. Le regioni in Italia nascono nel 70, rappresentavano una parte della Costituzione che non era stata attuata e che fu sostanzialmente attivata all'atere del compromesso storico. Fu nei primi anni 70 una delle prime concessioni che la Democrazia Cristiana dette alla sinistra, perché si trattava di consentire nelle cosiddette regioni rosse al Partito Comunista di Berlinguer di poter gestire una fetta dell'Italia, diciamo, secondo un rigore costituzionale definito. Questo tipo di, come dire, cattivo presagio che ha sempre assecondato l'enuclearsi delle regioni d'Italia è stato poi successivamente complicato dalla riforma del titolo V del 2001, una sinistra ormai consapevole che sarebbe stata superata e battuta alle elezioni dal centrodestra, e vi ricordo che nel 2001 vi fu il grande successo del centrodestra dopo la diciamo riunificazione del centrodestra tra Lega, Forza Italia e l'allora Alleanza Nazionale. Cosa succede? Il centrosinistra disperatamente attiva una riforma sconclusionata che ha aperto una serie innumerevole di contrasti di natura costituzionale sul conflitto di competenza fra Stato e Regioni, e quello è il pavimento su cui montano tutti questi disordinatissimi rapporti fra regione e comune, perché obiettivamente questo succede: i confini tra ciò che è regionale e ciò che è nazionale, soprattutto per le cosiddette competenze concorrenti, non sono chiari. E allora, questa miscela velenosa, mettici Conte che cerca il nemico e cerca lo scontro perché deve proteggersi, come dire, l'eterna, visto che il 1º maggio è festa, non dobbiamo essere volgari. Poi è evidente che questa sua aspirazione personale, tutta politica, di uomo isolato che si sente braccato perché comincia a sentirsi nell'aria anche a Roma che questo governo probabilmente ha le ore contate, ha le settimane contate. Quando ci sarà veramente una pacificazione dal punto di vista del contagio, è fortemente verosimile che qualcuno staccherà la spina, però bisogna anche dire che le regioni, il rapporto tra regioni e Stato nazionale sicuramente non è disciplinato nella maniera più ordinata, armonica e degna di un paese moderno. Sì. Ci sono stati già dei primi commenti
e ci chiedono come è possibile gestire questa differenziazione. Abbiamo già detto che c'è una confusione da un punto di vista dei rapporti tra Stato e Regione. Il governo ha dichiarato illegittime le ordinanze intervenute e la Calabria ha però deciso di tenere duro dalle ultime notizie che ho letto all'ora di pranzo. Quindi sta provando a forzare la mano con le ordinanze. È ovvio che questo è un tentativo tutto politico per provare a suscitare qualcosa nel governo romano affinché magari esca un decreto che migliori la questione delle riaperture. Le proposte potrebbero essere due principalmente. Uno, quella di superare i codici Ateco. Due, basarsi su quali aziende, quali imprese hanno l'immediata disponibilità di dispositivi di protezione e di ambienti ampi. Pensavamo ieri con l'amica con cui abbiamo fatto la diretta, che è titolare appunto di un salone, ha un locale molto ampio e lavorando con gli appuntamenti è assolutamente possibile riprendere a lavorare. I dati poi parlano di 150.000 aziende di parrucchieri in Italia, 200.000 lavoratori, quindi parliamo veramente di numeri reali, quindi non di numeri finti. E un altro commento che c'è stato era su uno scontro tutto pugliese, qui è più nell'ambito politico, che c'è stato tra il sindaco di Bari e il presidente della regione Puglia, Emiliano, che anche lui sta ragionando per superare il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, quali sono le proposte concrete per provare a tornare a lavorare e secondo te riusciamo ad arrivare a una differenziazione tra regioni? Oppure il decreto nei prossimi giorni deciderà, oppure il governo nei prossimi giorni deciderà di intervenire con un nuovo decreto che chiarisce e magari allenta un po' le misure? Allora, posto che nessuno ha la verità in mano e che quindi bisogna avvicinarsi con molto pudore, con molta prudenza, però. Chiariamo sempre che appunto la situazione, cioè, per essere No, no, è responsabili, la situazione è complicata. complicata, quindi. Primum vivere deinde filosofari, la vita, la salute è suprema lex, dicevano i latini, però attenzione bene, c'è modo e modo. Le proposte che noi abbiamo elaborato, quando io dico noi, mi riferisco evidentemente a Fratelli d'Italia, è innanzitutto profilare per ciascuna attività economica linee guida per esercitare quell'attività in sicurezza. Quindi a livello nazionale dobbiamo per tutte le attività sapere quali sono le condizioni da presidiare per poter consentire l'esercizio di questa attività. Questa è la prima cosa, quindi superare i codici Ateco. Non andiamo per categorie, andiamo per attività e misure di sicurezza da osservare. Secondo tema, ogni regione, ogni territorio, perché l'Italia è fatta di regioni e territori e di province, deve poter testare anche sulla base di quei ranking che ha recentemente stabilito il Ministro della Salute Speranza, qual è la situazione dei contagio? Cioè, se noi lentamente riapriamo sulla base di quei profili di sicurezza, ma contestualmente monitoriamo il grado di saturazione delle terapie intensive, il grado di accesso agli ospedali e ai pronto soccorso, se verifichiamo dal punto di vista epidemiologico, visto che le regioni sono di competenza regionale, cosa sta succedendo, cercando poi di utilizzare una sorta di rubinetto per poter chiudere o aprire il flusso qualora Dio non volesse il contagio riprende, questa è una cosa che ci consente di sopravvivere al coronavirus senza morire della pandemia scatenata dal coronavirus in termini di natura economica, perché di questo si tratta. E la politica fa questo, prende il dato crudo del virologo, che ha una sola legge, il virologo, come il medico che non sa esattamente quale terapia proporre al malato, perché magari dal punto di vista clinico non è riuscito a imboccare la diagnosi, cosa dice? Imbottisciti di medicine
Stai fermo, buono, zitto, ma fa il virologo, il virologo, fa il virologo. Guarda, senti Michele, noi abbiamo notato, questa è una cosa che io voglio dire perché è bene che si sappia, abbiamo notato che l'atteggiamento utilizzato a livello sanitario per fronteggiare il coronavirus è lo stesso atteggiamento che fu usato dagli ateniesi al tempo della peste di cui parla Tucidide e a metà del 1600 con la famosa peste del Manzoni. State a casa e lavatevi le mani e i lazzaretti. Guardate, non è che ci abbiamo messo tanto di più, è il metodo più antico. Il distanziamento, chiamiamolo fisico, non sociale, perché a me sta roba del distanziamento sociale mi fa Condivido, vomitare. è una riflessione Distanziamento fatta qualche fisico, giorno caro fa. Conte e caro Virologi, perché il distanziamento sociale, per noi che pensiamo che la socialità, i legami, le relazioni siano il patrimonio della vita, lo dico anche da cattolico, che individua nel rapporto di fratellanza, nel rapporto di relazione, il dato antropologico decisivo anche per la nostra tavola dei valori. E allora il distanziamento fisico è il più antico degli strumenti. La scienza ancora barcolla, possiamo fare molto e i medici sono stati straordinari perché hanno sperimentato proprio letto per letto, terapia intensiva per terapia intensiva, quali potessero essere i farmaci che, agendo sul sintomo, potevano preservare i loro malati. Ecco, questo è accaduto. Se è vero questo, ci deve essere spazio per la valutazione politica, la politica nobile, ovvero, diceva Adenauer, che pure non fa parte della nostra tradizione politica, è l'arte di avvicinare il desiderabile al possibile. Il desiderabile al possibile. Ecco, avvicinare questi due poli che non si toccano mai purtroppo perché non viviamo nell'utopia comunista, ecco, è l'arte della politica. Questo purtroppo non viene fatto dal governo Conte. Ma guarda, quello che tu hai citato qualche secondo fa, secondo me, è una riflessione molto interessante, la questione del distanziamento sociale, appunto perché è una riflessione fatta qualche giorno fa, appunto, in una stessa diretta e poi chiacchierando con gli amici nelle famose videochiamate. E bisogna stare anche, tra virgolette, attenti ai termini che si utilizzano, perché in questo periodo la nostra socialità è vero che viene limitata, ma dobbiamo stare attenti a non perderla, perché poi rischiamo di instaurare dei paletti anche per il futuro. Leggevo oggi sulle disposizioni per le scuole dell'infanzia. Il bambino che può giocare solo con, mi sembra, per un massimo di tre compagnetti dell'asilo. Il professore, la maestra con la mascherina, e va benissimo. Però attenzione, poi ho sentito parlare anche dei banchi singoli, delle ricreazioni che ovviamente non potranno più essere fatte in un contesto scolastico. Si rischia veramente di instaurare, se la cosa perdura per molti mesi, un nuovo impianto di vita sociale. Quindi questo va oltre la politica, va oltre l'economia ed entra molto nella questione di una nuova sociologia praticamente applicata al contesto reale. Quasi un disegno, chiamiamolo così, dato dalle indicazioni che prova a essere calato nel reale. Solo che poi la vita reale è fatta di affetti e legami, diventa difficile rispettarlo. Beh, questo virus sicuramente ha ferito proprio gli elementi costitutivi, le radici dell'umanità, proprio perché ci si salva distanziandoci dal proprio fratello, dall'altro essere umano. Questo è una regola abominevole, come spesso sono abominevoli le regole della guerra. Guarda, devo dire che il coronavirus, il Covid-19, ha davvero sovvertito tutti i paradigmi e gli schemi sui quali eravamo abituati a lavorare fino a 70 giorni fa, 80 giorni fa. Tu hai descritto una parte delle conseguenze che diventano veramente inaccettabili, irriducibilmente contrari, no? all'ethos di noi, uomini occidentali e non solo, bambini che devono essere, come dire, mascherati, ma purtroppo bisogna farlo, oppure norme di cautela che si impongono perché fin tanto che la scienza non avrà trovato un vaccino, dovremo convivere con il virus. Sembra una frase fatta. Io, fra i molti medici virologi che ho sentito, ce n'è uno bravo che si chiama Gattinoni, che fra l'altro credo che stia
Gottinga, insomma in Germania, che è spesso ospite della trasmissione di Floris. Mi sembra una persona tanto quadrata e lui dice: guardate, fin tanto che non c'è il virus e non c'è il vaccino, questa sarà la nostra vita, però attenzione, dovremo capire come l'umanità riprende i suoi spazi consapevolmente, sapendo che i virus nel tempo possono perdere forza, possono perdere forza, non lo sappiamo se questo perderà forza, forse qualcuno già sta verificando che la virulenza si sta abbassando, è una delle ragioni per le quali anche le terapie intensive, e almeno qualcuno azzarda questa ipotesi, si stanno, non dico svuotando, ma liberando parecchie. Il tema è che fin tanto che il bombardamento del Covid-19 ci riguarderà, dovremo comunque adottare un principio di cautela. Ma la cautela non può essere il terrore proposto per via amministrativa, ma la paura non può essere la polizza assicurativa per nessun politico, ora l'ho detta molto cattiva, però viene da pensare che l'incedere dialettico, quella prosa vagamente minacciosa e paternalista del buon Conte risponde a un'idea di città, di mondo, di relazioni democratiche e politiche in cui veramente non mi trovo. L'ha detto ieri Renzi, lo ripeto perché io lo conosco bene Renzi, perché quando ho cominciato a fare il sindaco nel 2009, lui, come me, eletto nel 2009, faceva il sindaco a Firenze. Allora i Nanci spesso e volentieri ci trovavamo a essere relatori degli stessi convegni, e lui poi ha fatto carriera, io sono rimasto un umile servitore della vigna del signore di Giorgia Meloni, e mi fa molto piacere peraltro, però diciamo lo conosco bene e lo cito perché ieri ha detto proprio questo. Nella prosa istituzionale di Giuseppe Conti, vi è una continua allusione al termine vi consentiremo questo, vi consentiremo, vi consentiremo, come se fosse lui che elargisce porzioni di libertà costituzionale. Ecco, c'è un termine che noi ricordiamo per le reminiscenze liceali o comunque della storia che abbiamo studiato, Ottoyer. Lo dicevano in francese, lo Statuto Albertino e i primi statuti del 1848. Ricorda di Michele, la storia è tutto per chi fa politica, perché nulla è nuovo, ma tutto si ripete. La Costituzione Ottoyer, Ottriata, è la Costituzione concessa Dal perché sovrano. ancora la legittimazione del sovrano non dipendeva dal popolo. È passata qualche, come dire, stagione dal 1848 e da quei moti rivoluzionari, il fatto che Giuseppe Conte da Volturara Appula si permetta di dire che è lui che mi consente di andare a trovare mia madre che abita a Grottammare, ovvero a 30 km da qua, mi fa girare le palle. Ma al di là del mio giramento di palle, mi scuso per l'espressione non accademica, il vero problema, pensaci, è che lui si pone come regolatore di ciò che è scritto nei primi 12 articoli della nostra Costituzione, che forse non sarà la più bella del mondo, no? Non apriamo questo tema, ma è comunque la Costituzione che scolpisce 12 dei 12 articoli, diritti e libertà, che non può essere certamente Giuseppe Conte a concederci, perché sono già nostre. Poi ci possono essere, ci devono essere in certi casi, delle limitazioni imposte dalla contingenza straordinaria. Però attenzione, non dimentichiamo che la libertà è nostra e non di Giuseppe Conti da Volturara Appula. Sono molte domande. Allora, tu sei anche, non sei stato solo sindaco di Ascoli, ma sei anche un avvocato. Ci sono, C'era. quindi che ci sono anche problemi di comunicazione? Non si sente bene? Tu mi senti? No, no, non tuoi. Parliamo di comunicazione istituzionale del governo. Ah, ma noi siamo liberi. E che, scusa, chi è che ce lo dice? Ma io posso anche parlare con questa signora, questo signore. Noi siamo liberi e siccome siamo esercenti il pensiero, possiamo anche sbagliare, Michele, però abbiamo diritto di pensare quello. Sai, la gente si è un po' abituata, non si è più abituata alla libertà di espressione. E io ringrazio tanto Giorgia Meloni che riesce a ricordarlo a tutti, con grande competenza, ma anche con grande determinazione.
Una piccola grande donna che veramente si sta facendo larga. Ora arriveranno tutti i grillini che ci bastoneranno. Ma siccome la politica è conflitto, a noi non ci turba la cosa, giusto Michele? No, ma credo che comunque il riferimento fosse alla comunicazione del governo. Ah, oddio, mi scuso, mi scuso. Infatti, dietro Ho di lui preso ci un sono granchio. pessimi esperti di comunicazione. Il Ah, riferimento loro. credo che sia appunto alla Ah, gestione no, della pensavo comunicazione. noi, pensavamo. Ho preso un granchio, mi scuso. No, ti ho fatto È il finire di lockdown, parlare. ragazzi. Mi La fai impappare il questione cervello fra un po'. è sulla comunicazione appunto istituzionale. Le altre domande venivano anche da amici imprenditori che parlavano dei rischi anche che potranno avvenire prossimamente, ovvero una riflessione che abbiamo fatto anche sul rischio di mercato nero e anche sulla se ci può essere uno spazio addirittura per la disobbedienza civile se non venissero fatte prese delle decisioni a favore degli imprenditori. Poi un punto sulla questione dell'utilizzo, se non abuso, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e una domanda sulla questione della libertà di culto, ovvero lo scontro sulla riapertura delle chiese, che tra l'altro ci tengo a dirlo, c'è già stata la sperimentazione nel fine settimana del 7 marzo delle chiese distanziate, perché era già in vigore un primo decreto, quindi ci sono già state le messe a distanza, quindi io stesso l'ho sperimentata l'ultimo sabato sera prima della chiusura totale, quindi c'era un ordine e un rigore assolutamente rispettato perché credo che le persone siano responsabili più di quanto il governo pensi. Quindi riassumiamo, questione di libertà di culto, questione dell'abuso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e cosa sarà degli imprenditori domani. Allora, sulla libertà di culto sono totalmente d'accordo con te, è stato gravissimo quello che è successo. Io, se devo ricordare un diaframma di questa storia che mi ha proprio ferito, non parlo delle cose tragiche, le bare di Bergamo, parlo, se però ti devo dire una cosa che mi ha ferito prima e poi fatto incazzare, è la scena di quel, penso, non so, mi dispiace. La gente delle forze dell'ordine, non so se era un carabiniere, Un che entra carabiniere, in mi sembra. carabiniere, massima rispetto, le secoli fedele. Io sono associato all'associazione carabinieri in congedo, quindi perché i carabinieri devono rispettare le consegne. Lì veramente ho visto che qualcosa non funzionava. Vale per le messe e per le chiese quello che vale per le attività. Stabiliamo le regole, stabiliamo le linee guida di distanziamento fisico. Poi sarà il nostro Signore a, come dire, ispirare tutti noi in una condotta ancora più zelante e rigorosa quando dobbiamo difendere, andando in chiesa, non solo la nostra fede, ma anche il fatto che ci siano dei fratelli che non vanno infettati e contagiati. Sappi che, ma penso che tu abbia avuto questa notizia, proprio il vescovo di Ascoli Piceno è stato il più duro Fatto di il video. Bergamo, Monsignor D'Ercole, che è un mito che saluto. Gli ho mandato, come dire, tanti messaggi. Siamo, insomma, è il mio pastore che ha avuto anche un certo coraggio e mi ritrovo completamente nelle sue parole. Per quanto riguarda invece l'abuso del PCM, beh, ha parlato Marta Cartabia, che dobbiamo aggiungere. Quando il Presidente della Corte Costituzionale ammonisce il Presidente del Consiglio circa la necessità di evitare l'abuso o comunque un utilizzo troppo, come dire, sciolto del DPCM, c'è poco da dire, siamo in una fase pericolosa. E quindi, come ha detto Giorgia, no? Ha detto, avete fatto sto governo, mi pare lei, per i pieni poteri, poi lei, se li vuole lei, esercitare con i DPCM, insomma, sarà efficace come sempre per quanto riguarda gli imprenditori e gli autonomi e le partite IVA e gli artigiani e tutti coloro, me compreso, voglio dire, perché io faccio nella vita l'avvocato, mia moglie fa la dentista, ovviamente non lavora. Ora ha cominciato questa settimana a fare un po' d'urgenze, ma lasciando perdere queste categorie professionali, pensa ai giovani professionisti che hanno con tanta fatica e magari con i soldi dei genitori messo sullo studio. È un disastro, è una devastazione di tutti gli artigiani, gli autonomi, coloro che hanno messo sul barile.
Voi poi avete un'economia turistica in tanta parte della Sardegna, cioè, ma che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che senza, ripeto, cedere nulla per quanto riguarda il rigore della sicurezza, purtroppo questo è, non dobbiamo assolutamente dare la sensazione che in Italia vi siano i protetti e i garantiti, che sono i dipendenti pubblici, e coloro i quali non hanno nessuna tutela. Io lo dico con un affetto enorme ai dipendenti pubblici, sono stato sindaco, sono presidente dell'IFEL, che è la Fondazione per l'Economia Locale, che, come dire, ha come interlocutori soprattutto dipendenti pubblici dei servizi bilancio. Quindi non sono sospettabile di, come dire, onorare i pregiudizi nei confronti dei dipendenti pubblici fannulloni. No, i dipendenti pubblici sono quelli bravi e quelli cattivi, come negli avvocati, nei sindaci, e nei deputati, nei presidenti del Consiglio e nei dottori. Il punto è che oggi, in questa situazione che è di, come dire, film horror quasi, ci sono persone che la notte hanno un incubo che magari è quello di contrarre il coronavirus o di perdere un familiare, ma il secondo incubo è quello di non avere più soldi per andare avanti. E insomma, il mix dei due incubi diventa una miscela davvero insopportabile. Tra l'altro, ritardi gravissimi sulla liquidità Sì. per chi ha impresa, per chi ha partita IVA. Quindi Filippo scriveva: avevamo un tessuto produttivo. Io mi auguro che in un modo o nell'altro, già da subito, già da quest'estate, ci possa essere, anche con l'aiuto anche del nostro orgoglio, quindi qualcosa che non è così tanto tangibile, quindi con la voglia di fare, con l'orgoglio, col fatto che chi ha la possibilità può anche mettere in atto della solidarietà, e penso anche al fatto che in questo periodo stesso si può fare tanto per le imprese che hanno, che per esempio continuano a lavorare, provare ad aiutare tramite fare, penso alle pizzerie o la ristorazione o chi continua a lavorare, possiamo aiutarli facendo degli ordini. Però poi c'è l'estate che va affrontata, il settore turistico che non può essere completamente fermato. E già la Sardegna stava ragionando appunto sugli ingressi da giugno o luglio, adesso non ricordo, con un sistema di controllo, di verifica appunto di un patentino di non malattia, possiamo dire, di non essere affetti da coronavirus, per provare appunto per provare a ripartire, quindi mettere in moto la stagione turistica senza perderla completamente, sennò qui salta tutto il tessuto produttivo appunto. È vero, poi ripeto, il turismo per certe aree della nostra nazione è stata l'occasione di riscatto. Nel sud Italia, grazie al valore economico prodotto in virtù della bellezza di certi patrimoni paesaggistici e naturali, si è veramente consentito un'evoluzione importante, no? Questo vale per tutta Italia, ma in particolare pensate, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, il turismo è anche quel patrimonio che ha consentito, come dire, la ricchezza individuale, il miglioramento delle questioni sociali, cioè era l'occasione che mancava, no? Senza ora riaprire le grandi questioni della questione meridionale, ma se è vero che esiste la questione meridionale, a parte che la Sardegna è una cosa tutta a sé, lo so bene, voi siete nobili antichi, siete i più antichi di tutti. Io amo molto, apro e chiudo la parentesi, non interesserà a nessuno, forse a te. Io sono stato qualche volta in Sardegna, non tantissimo, non sono quel tipico che va sempre in Sardegna al mare. Ci sono andato in viaggio di nozze, e quindi lo ricordo sempre bene in Sardegna. Però proprio della cultura sarda, un'ammirazione incredibile. Sono stato, prima di finire il mio mandato, a vedere un giardino di pietre di Pinuccio Sciola. Non so È se lo conosco, famoso. ma io sono rimasto rincretinito da quel luogo. Io penso che nella vita bisogna andare una volta a vedere quei giardini di pietra Le pietre che sonanti, suonano. le pietre È sonanti, una sì. roba, guarda Michele, io penso che se uno ha un figlio ce lo deve portare, perché lì sente i suoni della storia, l'archetipo dell'uomo. Voi siete questo.
Noi poi vi invitiamo dal centro Italia perché avete anche un'altra caratteristica. La vostra terra non si muove neanche se arriva una bomba atomica, perché voi siete uno dei pochi posti non sismici d'Italia. No, me lo dice sempre mia sorella che lavora nell'ambito della sismologia. Quindi, insomma, avete veramente delle ricchezze. Ma al di là delle mie facezie, quello che volevo dire è che il turismo, oltre che essere ricchezza ora, è un fattore sistemico della nostra economia e di alcune economie regionali. Quindi non fare di tutto, si pensa, noi lo sai, la Meloni è il responsabile del Dipartimento Turistico, non so se ce l'hai, se vuoi te lo do, ha elaborato un vademecum di Sì, misure proposte, lo avrà. inoltre. Te lo faccio vedere, veramente ben fatto, perché il turismo, come tu mi insegni, è fatto di tante componenti, perché c'è l'agenzia turistica, poi c'è il gestore del ristorante, c'è il gestore dell'albergo, del bed and breakfast, c'è quello che fa i trasporti turistici, che c'è i pullman, c'è quello che c'è la spiaggia, c'è quello che c'è la montagna, c'è quello che fa l'evento, c'è l'animatore. È un micromondo, come tutti noi sappiamo, che evidenzia un modo così l'esigenza di affrontarlo anche in maniera articolata. E quindi è un buon opuscoletto di proposte concrete che il nostro Dipartimento ha fatto, proprio raccogliendo, come è nella logica di chi riconosce alle professioni un compito fondamentale nella società, di evidenziare proposte per ciascuno dei settori turistici. Perché esistono i turismi, non c'è un turismo, no? Sì, certo. Anche nella Sardegna, ma un po' dappertutto. Quindi te lo faccio avere perché penso che Ok. gli amministratori di Fratelli d'Italia debbano essere i più, è la mia teoria questa, dobbiamo essere i più bravi, dobbiamo essere la classe dirigente, i patrioti che riescono a indicare, al di là anche della propria parte politica, quelli che sono gli obiettivi per la cosa che più amiamo, che è la nostra patria, la nostra nazione. Dice Paolo Coelho, scrive nel celeberrimo video e libro dedicato al papà, mi sono scordato, vabbè, Manuale del Guerriero della Luce, l'hai mai letto? No. Consigli per le letture, anche questo, Consiglio per la facciamo lettura in una quarantena. cosa sulle letture, bisogna leggere, che dice che il vero leader è colui che indica la meta. La caratteristica del guerriero della luce, di colui che quindi coordina l'attività delle moltitudini, secondo un pensiero strategico, non è solo nel dare l'indicazione concreta nell'immediato, ma nell'indicare la meta, la stella polare, la croce del sud, nella bussola della vita e dell'attività organizzata dalle pubbliche amministrazioni. Quindi la meta è ciò che i patrioti italiani devono poter individuare in un momento, obiettivamente, in cui è difficile, come dire, districarsi nel grigiore delle nubi, però il sole tornerà. Allora, andiamo a chiudere questa diretta, siamo quasi a un'ora, che è letteralmente volata. L'ultima riflessione la facciamo sui comuni. Secondo te, i bilanci dei comuni alla fine di tutta questa vicenda, in che condizioni saranno e in che modo gli amministratori dovranno gestire le proprie amministrazioni comunali nel migliore dei modi? Allora, sarò rapidissimo e colgo anche l'occasione, è un'altra isola, però di dirvi che alle 7 farò proprio un webinar, se vuoi ti mando anche Ok. il link, organizzato da ANCI Sicilia su questo tema. Quindi chi volesse Perfetto. approfondire alle 7 è invitato con ANCI Sicilia, così facciamo Sicilia-Sardegna, un bel pastiche amministrativo. Allora, i comuni erano già reduci da 10 anni qualificanti. Perché noi abbiamo lasciato sul campo, per effetto della precedente crisi, quella del 2008-2009, qualcosa come 12 miliardi di euro di minore spese, di riduzione di tagli. Questa cosa aveva già prodotto una asfissia finanziaria e operativa dei comuni. Ci stavamo appena riprendendo, registrando nelle nostre casse qualche soldino in più, soprattutto per la spesa di investimento, e ci è venuto addosso questa pandemia. La pandemia impone un ragionamento non facile, proprio perché avevamo già un organismo debilitato, ma dobbiamo evitare di far finta che tutto
sia come prima. Bisogna prendere il toro per le corna. Io ai sindaci, agli assessori al bilancio, ai consiglieri, invito a fare questo. I greci dicevano metanoia, il cambio di schema e di paradigma. Quindi dobbiamo riprendere i nostri documenti unici di programmazione, rivederli, togliere le cose che non sono necessarie, anche con qualche evidentemente piccolo conflitto politico, rinunciando a qualcosa, ma ci sono delle cose che sappiamo non si potranno più fare, altre che dovranno essere rafforzate. Bisogna come ripercorrere tutti i cronoprogrammi di spesa, sia nella spesa corrente, di investimento, sapendo che c'è un prima e un dopo. Pre-coronavirus, post-coronavirus. Non farlo vuol dire non capire che sull'ente locale e sul comune incombono soprattutto due doveri. Accelerare e quanto più possibile fare spesa in conto capitale. Opere, opere, opere. Marciapiedi, piazze, tutto ciò che serve evidentemente, perché l'attività edilizia è quella che di più e meglio irrora di risorse il resto dell'economia. Dobbiamo aiutare le nostre imprese. Per farlo bisogna sbloccare tutte le opere pubbliche, sperando che questi soloni di Roma ci diano una semplificazione amministrativa per farlo. E poi parliamoci chiaro, il decoro urbano per un sindaco è la prima cosa impattante esatto, verso un è anche cittadino. Fruttuoso. Esatto. La seconda cosa, sapere che ci sarà tanto bisogno di protezione sociale. Non ci saranno solo i soliti poveri, lo dico con rispetto, esatto. I poveri che conosciamo, che abbiamo preso in carico, le fragilità che sono difficili da gestire, ma già codificate. Ci sono le nuove povertà, ci sono gli artigiani, le persone, gli stagionali che entreranno in una fascia di povertà dove loro mai si sarebbero sognati di trovarsi. E allora bisogna individuarli, bisogna classificarli nel senso buono perché sono persone piene di dignità, non chiedono. Bisogna capire anche come essere presenti nelle loro vite senza esporli ad umiliazioni. Quindi servizi sociali ripensati strategicamente, sapendo che molti entreranno nella povertà, usciranno dalla povertà, un atteggiamento dinamico, una presa in carico anche di quella parte della classe media che è, come dicevamo prima, la grande sacrificata della pandemia. Insomma, qui si parrà, caro Michele, la nostra nobilitate, diceva Padre Dante, quindi però insomma, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa verso Dove dove andare. andare? Quindi già sapere dove andare non è poco. Grazie mille, Guido Castelli. Una diretta interessantissima. Grazie. Il nostro E speech mi che si può. aspetto che, no, e guarda, lo facciamo in diretta. Il bello della diretta, caro Michele Pisano, mi devi alla fine di questo casino invitare in Sardegna a parlare di politica. Molto volentieri. Guarda, tanto avremo Ti una informazione. costerà, questa ora ti costerà Avremo una una bella infornata, manifestazione. beh, guarda, avremo un'infornata di elezioni comunali, ci auguriamo, potrebbe essere tra ottobre e novembre, perché c'è stata ieri una proposta di legge in Consiglio regionale e si proponeva appunto tra metà ottobre e metà novembre per andare al voto nei comuni sardi. Quindi già l'avevamo in mente di farlo, ne avevamo già una organizzata per il 7 marzo, che appunto abbiamo rinviato per il coronavirus. Tra settembre e ottobre si torna in pista. Io mi auguro che non venga limitata ulteriormente anche la nostra libertà politica, che è una libertà comunque costituzionalmente garantita, che si possa tornare a fare riunioni, assemblee, Certo. manifestazioni in serenità, e quindi saremo molto volentieri di ospitarti per parlare di buona amministrazione. Quindi grazie Guido Castelli, avvocato, responsabile autonomie locali di Fratelli d'Italia e sindaco di Ascoli per 10 anni. Esatto. E finiamo con una frase celeberrima di Filippo Tommaso Marinetti. Ritti sulla cima Sulla del cima del mondo, mondo lancia la torneremo ancora una volta a nostra scagliare la sfida nostra alle sfida stelle. alle stelle. Evviva Grazie, l'Italia! Evviva la Guido. Sardegna! Ciao! Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.